in continuazione con l'esperienza di vita mistica di Teresa Musco, che è stata chiamata dal Signore a offrire tutta la sua sofferenza per la salvezza dell'umanità, come abbiamo visto nelle puntate di questo mese, ma anche una parte dell'altro mese, continuiamo questo nostro cammino, però questa volta prendendo come nostro compagno di viaggio un profeta, Geremia, che nella sua profezia, nella sua vita, sa cogliere nel silenzio di Dio, apparente, come precisa Sant'Agostino, sa cogliere nel silenzio di Dio, sa cogliere nel dolore e nella sofferenza umana della storia sempre una luce. E come non mai oggi, in questo tempo, noi abbiamo bisogno, in questo mondo di sofferenza, di guerre, di violenza, di atrocità, atrocità mai viste. Pensavamo di aver visto, almeno io, le peggiori atrocità commesse dall'uomo nei campi di concentramento. Ahimè, purtroppo devo dire che le atrocità commesse nelle guerre, e non solo in Israele o in Palestina, le atrocità commesse in tutte le guerre, quelle del nostro tempo, sono peggiori dei campi di concentramento. È vero che nella sofferenza, nella cattiveria, nel male non si può fare una graduatoria, però come si fa a decapitare dei bambini, a squarciare delle donne gravide, delle donne incinte? Geremia, io vi cito il capitolo, Geremia al capitolo 5 scrive queste parole, versetto 28. I malvagi non hanno limiti nel male, corrompono la giustizia, non difendono la causa dell'orfano, non emettono sentenze giuste per il povero. Noi sappiamo che l'orfano, il vedovo, o meglio, la vedova, lo straniero, nella Bibbia sono i poveri di Dio, sono gli anavim. E Dio, quando questi poveri vengono maltrattati, sono angariati, Dio interviene a loro difesa. Dio difende i suoi anavim. Anche altri profeti hanno alzato la voce contro le violenze e le ingiustizie a danno dei poveri. Dovremmo, secondo me, anche oggi alzare la voce tutti e concretamente scagliarci senza violenza, ma con una forza più forte della violenza, che è la forza della preghiera, la forza della denuncia non violenta, e la forza della non violenza, dovremmo scagliarci e gridare contro coloro che non hanno limiti nel male. Noi ci vediamo domani. Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti.